scontato, perché muoversi da casa, la giornata è bella e tutto, può essere difficile, il sonno, le feste, tutte queste cose. E vi ringraziamo proprio, siamo contentissimi che ci siete. Chi ci ha già sentito, chi non ci ha già sentito, non importa. Siete qua, e questo è l'importante. Come è importante che ci siamo anche noi. Anche se non siamo proprio tutti. Non so se da voi c'è l'influenza, ma volete, c'è un disastro. Ne abbiamo anche qua, sì? Ecco bene, insomma, facciamo parte della stessa casa. E ne abbiamo 7-8 di ammalati, per cui anche i maschietti, vedete che pochi ne sono. Ma i sei forti però questi. Il gas corsa. Va bene, allora, il nostro saluto è per cominciare. Vi diciamo due cosette solo veloci veloci. Noi cantiamo, però non siamo i soli che cantano. Le canzoni potete cominciare a seguirle, le sentirete, e sarebbe veramente importante se dai primi qua davanti agli ultimi là in fondo, alla fine cantate tutti. Magari non le conoscete bene, sentite insomma i cassole fatti nella strofa o il ritornello, per cui gira e si asquece, ok? Bene, un'altra cosa, qualche volta vedrete delle diapositive, là c'è la croce che fa tanta luce, insomma, però quello che riuscite a vedere. Un'altra volta ci sarà anche un filmato, l'abbiamo fatto. E altre volte ci sarà il testo della canzone, e purtroppo ne abbiamo pochi e non abbiamo fatto in tempo a prepararne altri. Comunque tutto quello che trovate, visto, cantato, eccetera, è proprio fatto in casa. Quindi ci capite se non siamo i professionisti del canto, della musica e di tutto, però ci siamo. Andiamo avanti. La prossima canzone, Vorrei, questa è una di quelle da cantare. Buon ascolto. Spesso ci dimentichiamo di voi, che siete i protagonisti. Cara Maria, anche quest'anno è Natale. Già, arriva e se ne va, senza che ce ne accorgiamo. Fa parte ormai di tutto ciò che passa, del trambusto della nostra quotidianità. A me piace pensarti come una donna comune, premurosa verso Giuseppe e Gesù. Ti preferisco senza aureola come tutti noi. A volte mi piace immaginarti correre dietro quel bambino che tutti sappiamo figlio di Dio, sgridarlo per le sue birichinate, rimboccargli le coperte la sera. Voglio ringraziarti perché assieme a Gesù ci hai insegnato ad essere poveri, ad amare la povertà e a riscoprirne il senso. Sono stanca solamente di parlare di poveri e povertà. È tempo che anche noi impariamo ad essere poveri e ad esserlo con gioia. Cara Maria, non c'era posto per te, Giuseppe, che è arrivato da Nazareth. Non c'erano case per Gesù, che doveva nascere. Non eravate affidabili, non avevate un buon nome. Solo porte sbattute in faccia, non c'è posto. Andate via, chi sono, chi li conosce? Alla fine, una grotta. Cara Maria, grazie per averci insegnato che la povertà è maestra di vita. Grazie per aver smontato i nostri progetti di successo. Grazie perché con la tua semplicità ci disarmi dalle nostre paure, dai nostri interessi terreni e materiali, dalle nostre diversità. Cara Maria, quando abbracci il bambino Gesù, ti prego, abbraccialo anche per noi. Dagli il calore di tanti poveri. Caro Giuseppe, non ho potuto resistere alla tentazione di scriverti, perché so che molti, soprattutto a Natale, prestano più attenzione a Gesù o alla tua sposa Maria che a te.
Il tuo nasconderti ci fa pensare e ci aiuta ad essere più uomini immersi come siamo nel rumore della nostra attività, che tolgono tempo al silenzio e alla riflessione. Il guaio dell'uomo contemporaneo è proprio la sua incapacità di fermarsi. Siamo troppo presi da altre cose. Tu hai sempre operato senza protagonisti e senza ambizioni. Dio non ama la sete di primi posti. Dio ha scelto la vostra famiglia perché Gesù si facesse uomo nella semplicità, senza troppo rumore. Egli ama farsi amare dagli uomini nella quotidianità, nella fatica, nel lavoro. Caro Giuseppe, di te mi ha colpito l'amore che hai provato per Maria, pur senza troppo capire i piani di Dio. L'hai accolta e sposata. Vivere con Maria, con lei che ha partorito il figlio di Dio, rispettare la sua particolarità, comprendere il mistero che si stava realizzando in lei, non sarà stato certo facile. Caro Giuseppe, il tuo essere padre nasce dal tuo essere uomo giusto. Per questo hai potuto educare Gesù alle cose semplici, al sacrificio, al lavoro, insegnargli i veri valori della vita. Caro Gesù, questa volta voglio scriverti direttamente. Inoltre, le lettere a Gesù bambino le scrivono solo i bambini e a me piace sentirmi tornare di tanto in tanto bambina. Non hai forse detto una volta che non saremmo entrati nel regno dei cieli se non fossimo prima ridiventati bambini? Caro Gesù, la nostra storia, quella stessa storia in cui ti sei voluto incarnare, si dimena tra la diffidenza, l'equivoco, la superficialità, il pregiudizio. E credo, non è facile vivere questi giorni. Nel Vangelo di Luca si legge: oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Pace in terra agli uomini che Egli ama. Guardandomi intorno, non riesco a trovare quella pace che sei venuto a portare. Numerose guerre stanno distruggendo intere popolazioni. E poi gli aborti, la mafia, le violenze sui bambini, i drogati, gli ammalati di AIDS, gli anziani abbandonati. Tutto questo non ti dice nulla? Forse non ci ami più? Eppure, come puoi non amarci più se per noi sei nato facendoti uomo, sei stato crocifisso come un malfattore? Quando sei nato, i tuoi angeli hanno cantato gloria a Dio e pace in terra. La pace, allora, sei tu stesso presente tra gli uomini? Se è così, si spiega tutto. Se la vera pace sei tu, significa che noi non ci siamo ancora riempiti di te. Non tutti ti hanno accolto. Sappi poi che appare strano il fatto che sei nato in una stalla e hai voluto a tutti i costi come culla una mangiatoia. E pensare che per trovare quella stalla i tuoi genitori hanno dovuto penare. Perché tutta questa povertà? Caro Gesù, è proprio perché non riesco a capire che ti amo. Thank you.
adesso, grazie Luca, vi vado a spiegare, è una canzone che canteremo. Questa canzone parla dell'aborto. Perché? Perché nei giorni di festa come il Natale, dove si parla soprattutto della nascita e quindi la gioia che provoca la nascita, ci viene anche spontaneo a volte a pensare alla morte dei bambini. Quindi ci viene a pensare la gioia di questo bambino che è nato alla tanta tristezza di un bambino che non nasce. E lo sappiamo tutti, vero? Purtroppo milioni di bambini muoiono. Se volete vi dico, a Padova se ne fanno 12 ogni giorno. Questo vi potrei smettere qua. Allora, questa canzone noi praticamente vogliamo spiegare un pochino come funziona l'aborto. Un aborto è, viene messo nella pancia della mamma, un tubetto, sarà più o meno grosso così, ok? E viene rotta la placenta. Nella canzone la chiamiamo la bolla di sapone, perché la placenta è proprio una cosa, una bolla, è trasparente, perché si può vedere dentro cosa c'è. E questa bolla di sapone, puff, viene scoppiata. E all'interno c'è la creatura che con le sue mani trasparenti di paura. Le mani sono trasparenti perché nell'ecografia si possono vedere tutti gli ossicini. Avete mai visto la manina del bambino messa così? Forse se abbiamo filmato, certo. Non so, forse se abbiamo poi filmato si vede. La manina del bambino, ok, è trasparente e ha paura perché tenta di schiacciare via quel tubo. Proprio lo manda via, dice vai via, vai via. Ok? Il bambino viene rotto e aspirato. Viene aspirato e messo in un barattolo di latta. E questo barattolo di latta è così piccolo che il bambino non può vedere il sole. E dice, in un cielo così stretto da non starci mai il sole. Il barattolo è piccolo. Questo bambino tenta ma non lo può più vedere. Questo bambino cerca di sopravvivere ma e dice, non si perdona mai la colpa. Ma io che colpa ne ho? Anzi, lui vorrebbe urlare a tutti. Dio, com'è bello vivere in questo mondo anche sbagliato, da non perdere un secondo, da trattenere il fiato. Non dico nessuna parola, però purtroppo è già morte.
È la famosa Salve Regina, quella che penso avete già sentito per radio da qualche parte. Bene, anche questa è una canzone di quelle... da muoversi, da agitarsi un pochettino. Cosa vuol dire? Se sentiamo la voglia di fare qualcosa, anche qua, fatele lì. Funziona tutto, poi andiamo avanti perché dobbiamo portarla alla fine la canzone. Però intervenite, altrimenti sembra che facciamo tutto noi. E non è vero. Fermi però, tempo di berlo e torniamo subito. Già siamo...
abbastanza corti di voce, l'ascoltiamo giusta, va bene? Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Grazie tanto. Applauso.
Bene, vi sento molto caldi. Bene, bene. Adesso facciamo una canzone che a noi piace tanto, però non è un classico repertorio nostro. L'abbiamo copiata dalla corale di Bovolenta. È un canto tipico da corale, è un canto popolare, per cui è un canto che ci vorrebbe il doppio della gente che abbiamo qui su oggi. E ha tante voci, per cui ci vorrebbe il coro grande. E la facciamo come riusciamo, è il problema delle malattie che vi dicevo prima. Ce ne scusi la corale, perché non faremo bene come loro. Comunque, visto che è un canto abbastanza noto, chi ha sentito anche altri concerti a Bovolenta lo sa, o Felice o Chiara Notte. Adesso vedete qualcosa di là, che adesso c'è meno luce, forse lo vedete molto meglio. E facciamo una canzone che melodicamente, cioè
cioè come musica, è sempre uguale, cresce solo di tonalità. Alla fine le parole si ripetono per due volte, come all'inizio, come la prima strofa, per cui la prima volta l'ascoltate e alla fine la ripetete. Non potete non capire. Pensata apposta. Bene, di questa doveva esserci Paolo, ma avevo 40 di febbre, e vabbè, la cantiamo noi lo stesso. Tu sei per me, cantare alla fine.
affatto. Ma qui, nella stagione delle piogge, è il fedele amico che ti accompagna ovunque. Ti si appiccica addosso, viscido e denso, come gomma da masticare. Non sappiamo se la vetrina della notte di Natale fu spruzzata di candida neve o fu accarezzata dalla calda luce di una luna piena d'estate. Ma per certo sappiamo che in quella notte decisiva Dio si immerse nel nostro fango e lo fece totalmente. Si immerse in tutto il nostro fango, nel semplice impasto di terra e pioggia che è il nostro corpo, e in quello più sofisticato e ricercato che è fatto di spirito e peccato. Perché è fango la debolezza di George che non riesce a smettere di bere e ogni volta, di nuovo, tradisce la moglie. È fango la violenza di Peter che batte la moglie accusandola di sprecare i soldi per far studiare i figli. È fango l'ignoranza di Isaac che ha dato la figlia tredicenne in sposa per 10.000 lire. È fango l'ingiusta distribuzione della terra e della ricchezza che fa dannare i poveri. È fango l'abuso delle diversità razziali, dono di Dio, per coprire sporchi giochi di politica e potere. È fango la vendita di armi ai paesi del sud del mondo, il degrado ambientale, il tradire la propria coscienza. Ma è tra questo fango che Dio volle nascere e sulle note dei vagiti di un neonato ci offrì la sua prima grande lezione. Il Dio fattosi fango si incarna nella vita e ci mostra il suo volto. È la bellezza della gioia nel sorriso di un bimbo che ti corre incontro con la mano tesa. È la dolcezza della maternità nel volto di una madre che allatta. È la festa della vita in giovani che danzano. È la tenerezza di un padre che, rimasto vedovo, ora ama i figli come padre e madre insieme. Se il male è incarnato nella storia, il Dio di Cristo lo è molto di più ed è Lui il motore che dà vita all'universo. Il ricordarlo nel Natale non è come il rito per rivedere i gol alla moviola la domenica sera, ma un'azione indiretta di un Dio che affonda il destro, sinistro e tutto il resto nel cuore dell'umanità, nel fango umido e caldo della nostra terra. Ed è già Natale. Poco fa, alla messa della notte, la chiesa era gremita di persone. 300 metri più a valle, lungo la strada nazionale che porta al nord del paese, una donna stava dando alla luce un figlio. Il contorno richiamava Betlemme. Una notte fredda e stellata, una famiglia abbandonata sulla strada, un Erode violento e tiranno, un Gesù bambino circondato da altri 200 poveri Cristo. Sono gli sconfitti della storia. Era la notte di Natale e Cristo riviveva lo stesso abbandono, il rifiuto degli Erode di tutti i tempi, che ancora una volta calpestavano la dignità dei poveri. Ma mentre Cristo nasceva in quel grigio presepe vivente, privo di luci, angeli, bue e asinello, gli occhi dei poveri, dei semplici, che ragionano col cuore e la fede, lo avevano già riconosciuto.
Don Diego Torini. Thank you.
non è facile. È scritta, questa volta vi aiutiamo con le parole, per cantarla, come è solito. Va bene, ci deve arrivare, siete molti di più di noi, ci deve arrivare una onda sonora, l'abbiamo sentito prima, fate anche adesso. E chissà.
massimo fatto un ringraziamento d'ufficio, il parroco di Fossaragna e Frapiero, quindi abbiamo due comunità cristiane che sono presenti qui e quindi tutte e due le comunità ringraziano questi giovani di Bovolenta che hanno tre bellissime cose secondo me. Intanto avete un cuore grandissimo, complimenti a voi, non siete persone chiuse ma avete in mente il mondo. E mi è molto piaciuto che il vostro repertorio, avete scelto anche tantissimi canti di Don Paolo Sporadore, che è anche compagno mio di studi, il tema della vita, ecco, il tema delle creature di San Francesco e anche chissà, quindi il tema della speranza per andare oltre. Quindi grazie per il vostro cuore grande, che sicuramente avete preparato anche con tantissime prove e diventa un servizio alla Chiesa locale e anche universale, quindi vi auguro tante tournée. Avete anche una fine intelligenza perché sapete scegliere le cose e intelligere vuol dire capire il progetto di Dio, quindi vi faccio l'augurio che continuate a capire cose importanti perché abbiamo bisogno tutti di capire queste cose. E anche il servizio, ecco, attraverso i vostri canti avete espresso un servizio alle comunità cristiane veramente grande. Quindi il mio grazie, ecco, dopo c'è il rinfresco per tutti, preparato dagli amici dell'ANSPI, in bar, e offerto alla parrocchia di Fossaragna. Siamo al bis finale, la cora di Frapiero, che è presente, chiedeva buon Natale, che è il primo, non so se gli altri sono d'accordo, facciamolo solo perché poi c'è il rinfresco. Lei vuole la Santa Regina, siamo a due. Vediamo Pomorenta, i giorni di Pomorenta cosa dicono. Tutte e due! E chi sta? Allora qua abbiamo tre. Allora facciamo così, scegli di cora, che è la regista, e quello che scegli va bene. Questi giovani hanno cantato gratuitamente, però hanno anche cantato l'attenzione ai poveri, se non sbaglio. Voi sapete che in questo avvento abbiamo fatto delle raccolte per le cucine popolari di Padova. Chi vuole, c'è un contenitore in fondo che andrà appunto per le cucine popolari di Padova, via Tommaseo. E il canto che Nicola, regista, ha scelto è... Non sono regista, comunque... Allora, visto che non facciamo torto a nessuno, ne becchi due stavolta. Lo facciamo tutti e due. Con molta gioia e gratitudine soprattutto. Facciamo troppo tardi, ormai. È ancora chiaro fuori, va bene? Ciao sia alla Santa Regina che... e chissà. Bravi! Bravi! Grazie.
Adesso non avete imparato, chissà, non avete anche il testo, non potete far finta. Thank you.
veramente